Allora, la compagnia è ottima soprattutto perché al momento non si vede l'ellone, quindi voglio dire, è ancora più... Non è neanche detto. Lo so che non sono altissimo, però... No, no, ecco. Per l'ello, per far vedere l'ello. Ok, e anche lo sfondo comunque non è banale qui, Non è banale. Abbiamo visto Thiago Motta che stava facendo una camminata a modi... momenti quasi pensionato, no? Mani dietro la schiena, con calma, nessuno che se lo cagava, ma l'umarello, l'umarello Motta. Sì, però è anche giusto così che alla fine hai la possibilità di goderti delle città senza dover venire per forza invaso. E ho rubato Cri per qualche minuto dal suo lavoro col bianconero più che altro per chiederti delle novità di formazione che pare ci sia, cioè novità di formazione, comunque anche delle sorprese rispetto a quanto si poteva pensare anche prima della conferenza. Sì, perché noi pensavamo che certi meccanismi, certe dinamiche, insomma, che funzionano molto alla fine non le toccasse, e invece qualcosina in difesa può cambiare soprattutto la posizione di Kalulu da terzino al centrale con l'inserimento di Savona dal primo minuto. Potrebbe essere questa la grossa novità per la partita di questa sera. Per il resto invece quello che avevamo immaginato dopo la conferenza stampa, le parole su Ponsesao, l'idea magari di far riposare anche Vlahovic che era venuto insomma anche a qualche collega, niente, tutto questo, la Juve viaggia su solide certezze. E però c'è questo tema Savona che ritorna, perché evidentemente la fiducia di Thiago nei confronti del giovane è molto molto importante, detto che siamo ancora in prima mattina, diciamo così, rispetto a quello che abbiamo vissuto anche ieri, e quindi è ancora molto presto e capiremo se ci saranno novità anche nel pomeriggio, cosa riusciremo a carpire. Caro, dai, se effettivamente già aveva detto ieri durante la conferenza la formazione si sa già, però non andiamo a dirla pubblicamente a differenza di Genoa-Juve, viene da pensare che alla fine, a meno che non accada più che altro un problema dal punto di vista fisico, a grandi linee saranno quelli lì. E quindi altro test fondamentale, perché dopo essere stata uomo su Kvaratskhelia per Savona, oggi considerando Xavi Simons, Openda, Sesco, e si prospetta un'altra partita che qualora dovesse rispondere in maniera affermativa... Inizia ad essere un prospetto, no, anzi non più un prospetto, ma una certezza acquisita per la Juve, perché... Parliamo di un giocatore che fino all'anno scorso faceva molto bene in Agrigento, ma diciamo, un salto così repentino nessuno l'avrebbe immaginato, non l'avrebbe immaginato neanche lui, ma forse neanche lo sognava per quanto grande e quanto importante è stato questo passo. È un giocatore però affidabile, l'abbiamo visto già con il Napoli, l'abbiamo visto già in altre occasioni, ha trovato anche il primo gol, quindi da questo punto di vista la risposta è stata netta. È un ragazzo che secondo me piace a Thiago per non solo la sua professionalità, che quella non è naturalmente in dubbio, ma per quello che sta dando in allenamento tutti i giorni. Poi io sono dell'idea che un ragazzo, se lo devi testare ad alti livelli, gettalo nella mischia sin dall'inizio, perché poi dagli errori si impara, non c'è altra strada. La famosa meritocrazia mottiana: se ti meriti di giocare, tu va tranquillo che a prescindere da chi è l'avversario che affronteremo la partita successiva, tu giochi. Certo. Soprattutto se fino a questo momento effettivamente, al di là di quanto fatto vedere in allenamento, giungono risposte positive in impegni ufficiali, alcuni dei quali anche abbastanza importanti, perché pensi a Savona che è stato titolare in due delle tre partite più importanti fino a questo momento, sì, 3 su 4 includendo quella di stasera, e nonostante tutto sempre la risposta è stata d'impatto, diciamo, e quindi le novità sono queste, e noi non ci rimane altro che sperare che sia una bella partita e soprattutto che non ci sia il diluvio come si poteva anche prospettare. Ho visto che da qualche goccia, però in teoria dovrebbe essere tutto tranquillo, freddo ma tranquillo. Sì, cioè, potrebbe sempre andare peggio, potrebbe piovere, questo è il tema che ci portiamo da questa giornata. No, però ti dico, finora si sta bene, poi stasera sicuramente calerà di brutto la temperatura, ma noi ci siamo attrezzati, o meglio, io mi sono attrezzato, chi non ho. No, sì che mi sono attrezzato, doppio maglione pesante, sciolto il giubbotto, va là che mi sono attrezzato. È venuto in tenuta antisommossa. Sono come il suono dei Teletubbies. Com'è che si chiamava quello che andava alle TV, dietro alle TV a rompere le palle? Paolini. Ecco lui. Il nostro Paolini. Senza però cartellone. E anche senza capelli. Proteste. Tra l'altro. Berlusconi non scopa più. Esatto. Diceva così il tipo. Ma volevi...
quando i ragazzi adesso ti ha rovinato il video. No, no, ma è giusto. Il via valutazione è finito. È giusto e bello anche così, perché loro è sempre una meraviglia, soprattutto poi vedendolo farsi. Bello lindo, la testa rasata. Con la cuffia stamattina è stato lo vero spettacolo, è stato quello. Poi stasera capiremo cosa succederà. Ma intanto. Speriamo che sia spettacolo. Cioè, l'unico spettacolo di questa trasferta è il taglio della mia pelata, c'è qualche problema. No, vabbè. Però non l'hai detto a Tiago quando l'hai visto. Cosa? Che eri un po' dubbioso sulla partita di questa sera. No, non glielo dico mai. Vabbè, sì, giusto, si così. Fiducia. Cioè, c'è modi anche che ti tiri una pigna in bocca in una maniera ben più che legittima, tra le altre cose mi viene da dire. Avremo una notizia in quel senso, per me andrebbe benissimo. Contenuto, ci regala contenuto. Comunque ragazzi, adesso aspettiamo magari qualche giocatore, se esce, se non esce, ma... Da quello che abbiamo capito pare che stiano iniziando tutte le varie riunioni e infatti Thiago Motta è tornato dalla camminata anche palesemente con i coglioni girati che si voleva godere Lipsia e invece niente, invece siamo qui, vi mandiamo un saluto da Lipsia, dal Grand Hotel Mandelshof. No, Stegenberger. Scusatemi, non ho molta praticità con il tedesco, però di fatto qui siamo. Non ci rimane farà altro che aspettare la partita, questo grande impegno europeo, perché comunque un big match a tutti gli effetti. Pronostico? Vuoi fare il pronostico? No, non lo faccio. Anzi. Però da chi ti aspetti? Io riprendo le affermazioni di Bollitore. Ah. Tanto abbiamo capito, o è 0-3 o è 0-0. Noi, come abbiamo detto, no, nel video di Lello di questa mattina, noi arriviamo da 3-0-0 nelle ultime 4, loro da 2 nelle ultime 3. Partita, no? Potenzialmente con ampi spazi, campi aperti, partita da 5-5, 0-0. È tutto e niente, ma va bene anche tutto... così. Oh, poi può essere anche una sorta di bacio della morte, voglio dire che una volta che vieni qui in trasferta ti fai 20 ore di viaggio in 48 totali, vedere un 4-4 tutto sommato, se proprio deve essere pareggio non sarebbe poi così tanto brutto, almeno no. Ti godi no, poi bello spettacolo. Avremo qualcosa da dirci durante quelle 10 ore di ritorno. Hai capito? Perché veramente lo 0-0 è per assurdo, è vero che dipende anche da come arriva, ma ha tutte le possibilità per essere il risultato più inutile. Sì. Perché non sai di che cazzo parlare con lo 0-0. Mi distrugge lo 0-0, mi distrugge completamente. Però sinceramente dubito che sarà una partita da 0-0. Secondo te, Cri, da chi ti aspetti qualcosa? Anzi, posso dire? Secondo me il bonus in termini fantacalcistici per Coop penso sia giunto il momento, anche se effettivamente già era andato a timbro proprio contro il Genoa mangiandosi anche quel gol clamoroso. Però penso sia giunto il momento, dai, un bel gollettino di Coop. Mi sembra stia vivendo la maledizione che aveva vissuto Cristiano Ronaldo all'inizio, che aveva aspettato 4 gol prima di segnare contro il Sassuolo, poi tutti quanti lo stavano attendendo e alla fine è arrivato. Secondo me sarà solo questione di tempo, però mi aspetto due giocatori in particolare: la conferma di Vlahovic, che diventa fondamentale perché lui, abbiamo sempre detto, è un giocatore ciclico, però adesso è tornato a segnare e non si deve più fermare, almeno per un periodo. Anche perché giustamente attendi conferme in partite dove si alza il livello, come proprio quella di stasera. Esattamente, per me forse sono veramente nella minoranza, ma è un falso storico il fatto che non sia decisivo in alcune partite. Penso a tutta la finale di Coppa Italia, penso al suo primo Juve-Inter, penso a Villarreal-Juve dopo 30 secondi. Esattamente, quindi è un giocatore che si è messo nelle condizioni e se si mette anche lui nelle condizioni mentali di decidere, lo fa, non ha grossi problemi o grossi limiti mentali da quel punto di vista, deve stare più tranquillo, no, questo lo sa anche lui, gliel'ha detto più volte Thiago. E poi il Diz, secondo me se funziona quell'asse lì la Juve è molto molto forte, molto molto pericolosa e soprattutto aggredisce bene quegli spazi di cui parlava anche il mister ieri. Due giocatori così fanno tutta la differenza del mondo. E quindi ragazzuoli, noi abbiamo detto veramente tutto, fateci sapere voi le vostre sensazioni e niente, ci siamo veramente. Allo Stegenberger. Allo Stegenberger, saluti.